Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Via libera al bilancio di esercizio 2020 dell'Agenzia di Protezione Ambientale, ARPAT, ente impegnato non solo in normali attività di monitoraggio e in focus specifici legati al cambiamento climatico, ma anche a fare da strumento di supporto alla magistratura. Il bilancio di ARPAT che abbiamo approvato oggi in Consiglio regionale è stata l'occasione per parlare ancora di questo importante ente strumentale della Regione, un ente che nel territorio fa della prevenzione, del controllo, del rispetto dell'ambiente, delle norme, il suo essere per noi un punto di riferimento. Abbiamo anche in Commissione ascoltato il Presidente, il Direttore Tecnico, il quale ci hanno comunque evidenziato il gran lavoro che in questo momento sta facendo ARPAT alla luce anche delle tante problematiche che in Regione Toscana ci sono, ma soprattutto un lavoro vicino alle imprese e ai cittadini che in questo modo possono davvero mettere in atto tutto quello che serve per rispettare l'ambiente. C'è un problema di personale, ormai da tanti anni la Regione Toscana sta affrontando questo nel rispetto però delle norme nazionali, del vincolo che comunque ci ha imposto dalle norme nazionali. Lavoreremo ancora insieme ad ARPAT per far sì che l'ambiente venga protetto soprattutto preventivamente, anche perché se non è rispettato poi l'ambiente ci presenta il conto. In Toscana purtroppo troppe volte questo è successo. Abbiamo dato sostegno all'approvazione di un bilancio di ARPAT, che è una delle agenzie regionali che ha una maggiore valenza, maggiore importanza rispetto ai temi ambientali, rispetto alle indagini preventive, rispetto ai controlli, rispetto anche a tante questioni che ci vengono sollevate da cittadini, dalle istituzioni. Il tema dei controlli e delle politiche ambientali è un tema di grande sensibilità e come tale il nostro sostegno a un'agenzia che nella propria indipendenza determina un soggetto di massima garanzia per tutti i cittadini toscani, e questo è un bene che la Regione Toscana deve tutelare, sostenere e finanziare. Oggi riscontriamo dal bilancio di ARPAT un utile di oltre 6 milioni di euro. Questo già era successo con un utile dell'anno scorso di oltre 2 milioni, siamo arrivati a 6 milioni. Questo non è accettabile perché servono investimenti forti affinché questa agenzia compia il proprio lavoro. Noi pensiamo invece che questo tesoretto venga messo da parte, sia fermo sul piano degli investimenti nell'assessorato, perché sarà utile questo tesoretto per sanare quello che è il disavanzo sulla sanità pubblica. Questo non lo possiamo accettare, non possiamo accettare che ARPAT e tanti altri investimenti che devono essere fatti nei diversi assessorati siano bloccati. Quindi abbiamo espresso un voto contrario, anche perché ARPAT in questo anno ha avuto un calo notevole dei controlli. Sicuramente ci sono delle difficoltà anche dal punto di vista del personale che ARPAT purtroppo vede al suo interno sempre più invecchiare e non rigenerarsi e rinnovarsi, soprattutto con delle professionalità specifiche nel settore, in diversi settori come quello delle verifiche e dei controlli che vengono fatti in ambito marino costiero. Crediamo però che non è accettabile che un'agenzia come ARPAT oggi abbia un utile di oltre 6 milioni e non vengano svolte le verifiche e i controlli, che un'agenzia così importante per il nostro territorio, non dimentichiamo la Toscana dell'inchiesta Cheu, non può permettersi. Il bilancio di ARPAT denuncia una situazione di sofferenza dal punto di vista delle risorse. Paradossale, perché l'azienda ha chiuso con un bilancio di oltre 6 milioni di utile, di cui l'80% però viene riassorbito dalla Regione in virtù della vittoria che l'agenzia ha fatto nei confronti di alcuni comuni dal punto di vista dell'applicazione dell'IMU. Detto questo, noi abbiamo chiesto un potenziamento degli organici e quindi delle risorse a disposizione dell'Agenzia per svolgere appieno il proprio compito, perché esaminando l'annuario dei dati ambientali 2020 abbiamo visto che tanti controlli sono stati effettuati in maniera minore rispetto a quanto programmato. C'è poi la vicenda del CHEU, abbiamo presentato un ordine del giorno specifico in cui si chiedeva alla Regione di stanziare maggiori risorse per sostenere una campagna di monitoraggio su eventuali altre possibili opere inquinanti
determinate dalla presenza del CEU e conseguenti bonifiche, il PD ha ritenuto di non votarlo. È un errore per noi gravissimo, non tiene conto della situazione eccezionale dal punto di vista ambientale che la Regione sta attraversando, non solo per le vicende del CEU, e quindi ci aspettiamo che la Regione cambi idea e arrivi nuovamente a impostare una politica ambientale diversa. L'importanza di ARPAT all'interno del sistema Regione Toscana è sicuramente essenziale e siamo contenti che finalmente, dopo averlo più volte presentato, il nostro atto, che va nella direzione di aumentare le risorse per le assunzioni del personale e la fornitura di materiale, attrezzature e mezzi per il personale stesso, sia stata approvata dalla maggioranza, che ha riconosciuto che in questi anni c'è stata magari una minore attenzione a quelle che erano le risorse di quest'ente, che diventa fondamentale quando in questo momento, a breve, arriveranno molti fondi anche per il PNRR, per numerose opere, e dovranno essere tutte oggetto di controlli e valutazioni. Purtroppo dobbiamo dire che ci siamo dovuti astenere, perché nonostante il grandissimo lavoro che è stato profuso dal personale ARPAT, la mancanza appunto di risorse che si avevano non li ha messi in condizione di poter portare a termine persino gran parte della programmazione che era stata prevista, ad esempio per i controlli sull'amianto e altri controlli che addirittura sono decresciuti delle volte fino al 33%. E quindi questo fa capire che investire in ARPAT è fondamentale e che la Regione deve finalmente attivarsi sotto questo profilo. Approvata anche la risoluzione con gli indirizzi per l'Istituto regionale per la programmazione economica IRPET per il piano di attività 2022, ma le opposizioni non ci stanno e attaccano. Le linee programmatiche 2022 di IRPET vanno ad analizzare l'impatto dell'economia a livello macro e microeconomico sulla Regione Toscana nella fase post-pandemica. Bene. IRPET è l'istituzione deputata ad analizzare i dati e a leggere i dati per conto del Consiglio regionale della Toscana. Quindi benissimo analizzare l'impatto dell'economia nella fase post-pandemica sulla Regione Toscana. Nelle linee programmatiche però c'è un grande assente, che è il tema dell'approvvigionamento energetico. Uno degli impatti più gravi che nei prossimi mesi i cittadini dovranno pagare sulla propria testa riguarda il costo delle bollette, il costo delle bollette della luce, del gas e dell'acqua. E appare un po', diciamo così, surreale il fatto che l'Istituto di analisi dei dati della Regione Toscana vada ad analizzare l'impatto economico sulle famiglie della Toscana in seguito alla pandemia, tralasciando il tema dell'approvvigionamento energetico, motivo per cui Fratelli d'Italia non ha votato in maniera favorevole a queste nuove linee programmatiche. Come opposizione abbiamo chiesto e ottenuto che IRPET riferisse periodicamente, anche a richiesta dei commissari, su temi specifici. Per noi è molto importante questo, perché siamo in una fase delicata di programmazione dove tutto ciò che può fornire chiarimenti e supporto appunto a quella che è l'attività di programmazione indispensabile in questo periodo, credo che sia fondamentale. Io credo che la programmazione debba fondarsi in questo momento su tre pilastri fondamentali: la programmazione regionale, quindi fondi regionali, la programmazione comunitaria, fondi comunitari, e soprattutto la sfida del PNRR. Se riusciremo a mettere insieme con metodo e con sinergia questi tre elementi, credo che riusciremo ad avere una programmazione seria e soprattutto canalizzata in modo adeguato a quelle che sono, diciamo, le sfide della Regione Toscana per i prossimi anni. Sono stati premiati a Palazzo del Pegaso i vincitori del concorso per videomaker Toscana in Spot 2021, Ritorno al Futuro, indetto dal Corecom. Sul podio anche il nostro Andrea Palumbo. Vediamo. Anche quest'anno abbiamo voluto invitare i giovani filmmaker della Toscana a raccontarci una loro idea, una visione della nostra regione. L'idea quest'anno era molto ambiziosa, vedere la Toscana nel 2050. Sono stati numerosi i ragazzi e le ragazze che si sono presentati con dei progetti tutti assolutamente molto belli. Alcuni hanno pensato di costruire e di riprendere immagini della Toscana assemblandole, altri hanno costruito dei veri e propri soggetti.
Insomma, un prodotto molto bello, lo abbiamo affidato ad una giuria che era per noi presieduta dalla vicepresidente del Corecom Katie Cafissi e dalla sapiente attenzione e gestione di Alberto Severi. A loro principalmente, ma anche ad altri tecnici della regione, hanno seguito i lavori, i giudicati e oggi con grande soddisfazione siamo a premiare con un importante e significativo premio di 10.000 euro per i tre classificati. Ho cercato di portare le mie competenze acquisite bene o male con una esperienza televisiva più che filmica, però ormai di svariati decenni. E, che dire, il tema era insidioso, è sempre insidioso parlare di Toscana perché il già detto, il già visto è sempre in agguato. Quasi tutti i 17 partecipanti al concorso sono riusciti ad evitare questa insidia, l'hanno evitata sicuramente i tre che hanno vinto il primo, il secondo e il terzo premio. Sono prodotti che, per quanto almeno riguarda la competenza da noi acquisita, hanno tutti un grosso merito. Non c'è stata una unanimità in partenza, la giuria ha discusso molto, segno non tanto di una mancata convinzione su chi doveva arrivare primo, secondo o terzo, quanto della difficoltà di scegliere veramente nella qualità dei prodotti presentati e anche un po' naturalmente nel punto di vista spesso soggettivo che questo tipo di valutazioni hanno. C'è un fatto oggettivo di qualità che non può essere discusso, ma c'è anche un elemento di soggettività, di preferenza. Tanti prodotti molto interessanti che dimostrano la vivacità dei nostri giovani e davvero quest'idea di provare a raccontare la Toscana del 2050 è esattamente in linea con il lavoro che stiamo facendo in Consiglio regionale. Noi stiamo per approvare una norma, sarà approvata al prossimo Consiglio regionale, in cui noi vorremmo proprio fare una fotografia della Toscana del 2050. Io userò i vostri video perché rappresentano benissimo quello che siamo e che vogliamo essere. Nelle vostre immagini, negli scorci che siete riusciti a raccontare, c'è esattamente lì la nostra idea di Toscana, la bellezza dei nostri territori, lo sguardo che va verso il futuro, l'ambiente, le ragazze e i ragazzi che sono riusciti a interpretare in maniera esemplare quello che vorremmo essere. Siete riusciti a, come dire, a costruire le condizioni per aprire un dibattito che può essere un dibattito interessante. Buona politica non è solo quella che risponde ai problemi dell'oggi, ma quella che ha la capacità di sapere anticipare il progresso e di capire dove stiamo andando, perché o noi lo anticipiamo o lo subiamo. E allora attraverso questi video, che saranno di stimolo per chi lavorerà in questa direzione, mi piacerebbe provare insieme ad Enzo, insieme al Corecom, a raccontare anche questo viaggio che faremo nella Toscana insieme a un gruppo di scienziati, di ricercatori, di filosofi. Insieme a loro vorremmo proprio costruire questa fotografia della Toscana del domani. Sarò grande, come sarà il mondo secondo te? Quando io sarò grande ci saranno le macchine volanti. In futuro ci saranno dei caschi per gli animali per capire cosa pensano e cosa dicono. Secondo te si potranno fare le vacanze nello spazio in futuro? Ma quali saranno i giochi del futuro? Scopa! Ma
Quando io sarò grande, si potranno inviare messaggi col pensiero in futuro. Ehi, mi senti? Non sappiamo con certezza come sarà la Toscana nel 2050, ma di sicuro sappiamo come vogliamo conservarla, così bella come l'abbiamo trovata. E quindi? Cosa vorrebbe dire che adesso tocca a noi? E se non ci fosse più la neve sul Pisanino? E se nel nostro mare ci fosse più plastica che pesce? E se non ci fosse un futuro per le spighe di grano? E se tutto questo potesse essere evitato? Bye.